Probabilmente quando ieri in un trafiletto di un quotidiano ho letto Galvan parla dell'era atomica, mi sono spaventato, nel senso che non sarà un discorso né mio né sull'era atomica, che insomma è però la nostra era, no? È la nostra era. Io proverò a gettare uno sguardo con l'aiuto, con il contributo di due giganti, quindi di due grandi figure che ci possono accompagnare in questa esplorazione, e cioè Norberto Bobbio e Günther Anders. Non so in che misura siano note e presenti queste due grandi figure della riflessione filosofica a chi segue in questo momento. Sicuramente tra coloro che stanno ascoltando ci sono persone che conoscono e conoscono magari anche molto bene queste due figure, una delle due, e altre che probabilmente per varie ragioni non le conosco, non hanno avuto modo di incontrare le loro opere, quindi cercherò di tenere insomma un discorso il più possibile comprensibile, lineare, e spero anche non troppo lungo, perché poi le cose da dire sarebbero veramente tante. Partirei da un paio di immagini che ci presenta Norberto Bobbio, filosofo torinese, sicuramente il più noto tra i due protagonisti di cui parliamo oggi, un paio di immagini che Bobbio ci presenta in uno scritto che ha esplicitamente dedicato all'argomento di cui parliamo oggi, e cioè il problema della guerra e le vie della pace. È un testo che si è costruito attorno ad un saggio elaborato e pubblicato nel 1966, ma poi questo testo è stato completato, arricchito e pubblicato dalla casa editrice Il Mulino nel 1979. Importante ricordare queste due date, in particolare il 66, perché stiamo parlando di un momento, di un periodo in cui molti intellettuali cominciano a riflettere in modo analitico, profondo, sul cambiamento epocale che si è verificato a partire dal 1945, cioè dal momento in cui per la prima volta nella storia dell'umanità è stata utilizzata una bomba atomica indirizzandola verso un obiettivo che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. Vi dicevo due immagini che ci presenta Bobbio in questo scritto. Dice Bobbio: noi possiamo immaginarci la vita umana, la condizione umana, come la condizione di una mosca dentro una bottiglia. E la filosofia potrebbe avere il compito di indicare a questa mosca l'uscita dalla bottiglia. Bobbio sta citando Wittgenstein, lo sa, lo dice, lo ammette. E dice anche che questa immagine forse non è adeguata, non è così adeguata a rappresentare la condizione umana, almeno per due ragioni. Primo, perché non è detto che la condizione umana sia una condizione di prigionia con una uscita, con un'uscita garantita, con una sola uscita, e non è detto che questa uscita sia nota, sia conosciuta dai filosofi, che fuori dalla bottiglia potrebbero indicare appunto alla mosca questa via di uscita. Allora Bobbio propone un'altra immagine. Forse, la condizione umana può essere rappresentata meglio come la condizione di pesci nella rete. E i pesci nella rete, quanto più si agitano, quanto più si dimenano, tanto più rischiano di restare impigliati nella rete stessa. E i pesci nella rete, una volta liberati dalla rete, generalmente non fuoriescono verso la libertà, ma piuttosto verso la loro fine. È una visione molto cupa. Quindi la vita umana, suggerisce Bobbio, potrebbe essere nient'altro che un modo più o meno elaborato di gestire quel tempo dato dentro cui proviamo a cavarcela nella rete che ci è stata gettata attorno. Immagine cupa. Bobbio aveva delle tonalità, delle venature
spesso pessimisti, che lui stesso si definisce in qualche passaggio come un apocalittico, ma poi ci tira fuori da questa alternativa secca dicendo: ma forse la condizione umana non è né quella della mosca nella bottiglia, né quella dei pesci nella rete. Forse possiamo immaginare la nostra condizione come quella di persone che si ritrovano ad essere prigioniere dentro un labirinto. E chi è prigioniero in un labirinto non può vedersi da fuori, non può sapere se ci sia una via d'uscita, non può sapere se ce ne siano tante, e però può sapere una cosa, può imparare una cosa, qui cominciamo a avvicinarci al nostro tema, può sapere che alcune vie sono bloccate, cioè che alcune strade non sono percorribili. E imparare dall'esperienza significa, secondo Bobbio, imparare prima di tutto quali sono queste strade bloccate, quali sono queste vie impossibili. Una di queste vie, dice Bobbio, è quella della guerra. Siamo nel 1966, Bobbio comincia a tematizzare questo argomento al quale si era avvicinato qualche anno prima. Si era avvicinato attraverso la lettura di un'opera in particolare, di uno scritto, di Gunther Anders. Teniamoci, Bobbio ha sempre esplorato argomenti di filosofia politica, di filosofia del diritto, però c'è un particolare anno, il 1961, in cui Bobbio incontra uno scritto di Anders che si intitola Essere o non essere, diario di Hiroshima e Nagasaki, di cui Bobbio scrive una prefazione per la casa editrice Einaudi. Non solo Bobbio scrive una prefazione a questo libro, Bobbio ha la possibilità a Torino, alla Galleria di Arte Moderna di Torino, di presentare questo libro con la presenza del traduttore Solmi e con la presenza dell'autore Gunther Anders. Questo libro cambierà, direi radicalmente, il modo con cui Bobbio si misura e si confronta con il tema della guerra, tant'è che negli anni successivi terrà un corso dedicato al tema della guerra nel 64-65, elaborerà proprio il saggio fondamentale che sta al centro di questo testo, il problema della guerra e le vie della pace, e comincerà anche in prima persona a partecipare ad iniziative che potremmo definire in senso molto lato pacifiste. Ad esempio partecipa nel settembre del 61 alla marcia della pace, per la pace, da Perugia ad Assisi, organizzata da Aldo Capitini. E sarà sempre un simpatizzante, diciamo così, dell'iniziativa di Capitini. Ecco, dicevamo, secondo Bobbio, nel 1966, la via della guerra è una via bloccata. È una via bloccata. Ora, in che senso una via bloccata? Si potrebbe obiettare, io credo, con molta facilità. Non è vero che è una via bloccata. Non è mai stata una via bloccata. È sempre stata una via praticata. E come? È stata praticata in tanti modi, considerata in tanti modi. È stata praticata come extrema ratio. Ma pur sempre ratio. Una risposta razionale o considerata tale, ne possiamo discutere, ad una situazione che in qualche misura lo richiedeva questo tipo di risposta. È stata considerata talvolta come una necessità, una dura necessità, ma appunto inevitabile, inaggirabile. È stata considerata spesso la guerra come una soluzione cinica, spietata e però efficace per risolvere conflitti. E in fondo la guerra è un conflitto, un particolare tipo di conflitto. Lo stesso Bobbio definisce in modo elementare ma molto efficace la guerra come un conflitto tra due o più gruppi politici. Interessante questa
coalizioni, insomma, gruppi politici, la cui soluzione viene affidata all'uso della forza. Questa è essenzialmente la guerra. Tipo particolare di conflitto, tra gruppi, gruppi politici o stati, ma non necessariamente stati, la cui soluzione viene affidata all'uso della forza. Bobbio ha uno sguardo molto attento sulla realtà e sa bene che la guerra è stata in alcuni momenti e da molte persone addirittura esaltata. Alessandro Peroni ci ha parlato nel primo incontro del fascino dell'eroe. Il fascino dell'eroe. E questa fascinazione della guerra ha radici molto antiche. Si ricordava addirittura l'Iliade, quindi il primo testo della nostra tradizione occidentale. Si ricordava anche, o lo possiamo ricordare adesso, che la parola greca arete, con la quale si indica la virtù, ha originariamente, nel contesto omerico, soprattutto il significato di valore militare. L'individuo virtuoso è l'individuo forte, è l'individuo coraggioso, è l'individuo che non teme il pericolo. E poi abbiamo visto anche rapidamente in questa breve rassegna che la guerra è stata pensata, giustificata, come il vento che salva dalla putredine, Hegel, quel vento che smuove la superficie della storia, quindi benefica. Certo, dura, drammatica, ma benefica. È stata considerata come ostetrica della storia. Cioè la guerra è capace o sarebbe capace di far emergere quelle forze, quegli aspetti profondi che altrimenti non emergerebbero, non emergerebbe il nuovo. Ma la storia è fatta anche di nuovo, è fatta di cambiamenti profondi. È stata ostetrica della storia, sì, ma dice Bobbio, adesso però rischia di diventare il becchino della storia, non l'ostetrica della storia, il becchino della storia. Perché? Ma perché è molto semplice, perché siamo entrati ormai nell'era atomica. Ecco che compare, no, questo scenario, l'era atomica. Siamo cioè in presenza ormai di un mutamento epocale, in cui la nuova guerra non può più essere paragonata alle guerre del passato. E, come vi dicevo, Bobbio ricava queste osservazioni, molto semplici per la verità, dagli studi di Gunther Anders. Anders, dico due parole introduttive di presentazione per chi non l'avesse mai sentito nominare, era un pensatore tedesco, che ha avuto un percorso di formazione filosofica completamente diverso rispetto a quello di Bobbio, una figura lontanissima anche dal punto di vista geografico, soltanto cronologicamente i due sono vicini. Bobbio era nato nel 1909, Günther Anders era più vecchio di qualche anno, 1902, ma Anders era nato a Breslavia, quindi in una città che allora era parte della Germania, è autore di lingua tedesca. Si forma a Friburgo con Husserl, studia poi con Heidegger, essendo figlio di genitori di famiglia ebraica, è costretto ad emigrare dalla Germania nel 1933, va a Parigi, poi va negli Stati Uniti d'America, dove svolge lavori differenti, fa l'operaio in fabbrica, fa il giornalista, prova a lavorare per Hollywood, ci riesce fino a un certo punto, insomma, una vita piuttosto complicata. È stato, a volte è ricordato solo per questo, il marito di Hannah Arendt, Gunther Anders, per alcuni anni. Hannah Arendt dirà poi che non aveva mai amato Gunther Anders e che fondamentalmente, insomma, si era sposata con lui per dimenticare Heidegger, ma questi sono pettegolezzi o aspetti su cui possiamo tranquillamente soprassedere. Ma quello che ci interessa è che quando Anders torna dagli Stati Uniti in Europa, in particolare a Vienna, nel 1950, comincia a mettere a tema quel mutamento epocale che appunto per lui consiste nella possibilità ormai concreta che l'umanità ha di porre fine alla propria esistenza. Cioè per la prima volta
sostiene Anders, gli esseri umani assomigliano alla divinità, ma a una divinità rovesciata, perché se il Dio della tradizione ebraico-cristiana, è quel Dio che crea dal nulla, secondo il testo biblico, secondo la teologia tradizionale, beh, ora gli esseri umani hanno la possibilità di far ripiombare il mondo nel nulla, cioè distruggere, devastare il pianeta. Per Anders si è aperta non solo una nuova epoca con il 1945, ma si è aperta l'ultima epoca, nel senso che non sarà mai possibile tornare indietro rispetto a questa possibilità. La possibilità della distruzione totale sarà sempre viva, sarà sempre presente, e si potrà soltanto limitarla, si potrà soltanto contrastarla, si potrà ritardarla, ma non si potrà cancellarla. Ecco perché, dice Anders, se per buona parte della sua storia l'umanità ha guardato al futuro con uno sguardo utopico, quindi cercando di realizzare il non ancora, no? Quello che non ancora era stato possibile realizzare, ora l'attenzione dell'umanità deve rivolgersi essenzialmente al non più, cioè alla possibilità che non ci sia più vita umana sulla Terra. Ecco, se Bobbio era apocalittico e si definisce tale, Anders è iperapocalittico, quindi mi rendo conto che questo tipo di ragionamento e di discorso non rassicura nessuno e non conforta, ma Anders tutto voleva fare fuorché confortarci. Anzi, lui dice, io sto lanciando un appello, il problema è che non abbiamo ancora capito, cioè il problema è che non siamo ancora all'altezza di quella angoscia che sarebbe necessaria per smuovere le cose. Quindi dice Anders, meglio esagerare, meglio introdurre la paura, addirittura l'angoscia. Su questo, se volete, possiamo ragionare più in là. E dice, ormai dobbiamo abbandonare la prospettiva cosiddetta antropocentrica, per cui l'uomo sarebbe il soggetto della storia, sarebbe in qualche misura, insomma, padrone del suo destino, no? Vecchia prospettiva di matrice umanistica, l'uomo artefice della sua fortuna. E Anders dice, non è più così, noi vogliamo credere che sia così, ci piace credere che sia così, ma in realtà l'uomo è antiquato, nel senso che il vero soggetto della storia ormai è la tecnica. E l'uomo è sostanzialmente un funzionario di grandi apparati, di grandi sistemi, ridotto sempre più ad eseguire ordini, ridotto sempre più a svolgere bene piccole mansioni circoscritte, limitate, sulle quali non si interroga più di tanto, non si interroga quasi più sulle questioni di senso, sui grandi temi ultimi. Ormai lavorare bene significa svolgere bene il proprio mansionario, i propri compiti circoscritti, appunto, e limitati. Non a caso Anders intitola il suo capolavoro, la sua opera principale, L'uomo è antiquato, e la pubblica in due volumi, il primo nel 1956, il secondo nel 1980, raccogliendo una serie di saggi e di contributi che è andato via via sviluppando nel corso degli anni. E c'è un concetto in particolare che vi propongo, ricavandolo dalla riflessione di Anders, è il concetto di dislivello prometeico. Sapete tutti che Prometeo è il simbolo di quella umanità che attraverso la tecnica, gli strumenti, si emancipa dalla propria condizione naturale, costruisce mezzi di sussistenza, il fuoco, no? Simbolo della trasformazione prometeica, con cui comincia a guadagnare uno spazio di autonomia rispetto alla dimensione originaria, divina, la dimensione del sacro. Ecco, in che senso Anders parla di dislivello prometeico? Ma nel senso che, secondo la sua analisi, c'è un dislivello, c'è una distanza, ogni giorno crescente, tra l'uomo e i suoi prodotti tecnici. Cioè i prodotti tecnici, di cui l'uomo è artefice, sono sempre più complessi,
sempre più perfetti, tra virgolette, sempre più ricchi, ma anche sempre più ingovernabili, al punto tale che l'essere umano avverte questo dislivello, prova addirittura, l'espressione di Anders, vergogna davanti alla qualità, all'efficienza di questi mezzi, e trova quindi come unica possibilità quella di provare a colmare questo divario senza riuscirci mai. Vediamo in particolare in cosa consiste questo dislivello, perché qui credo che Anders tocchi un punto molto sensibile, molto sensibile. E dice, intanto c'è una distanza enorme tra ciò che facciamo, quindi tra i nostri prodotti, tra le nostre stesse azioni, operazioni, e le conseguenze di ciò che facciamo. Queste conseguenze spesso non sono prevedibili. E spesso neanche ci chiediamo quali conseguenze possano derivare dal nostro fare, dal nostro produrre. Ma c'è di più. Spesso non riusciamo a immaginare le conseguenze delle nostre azioni. Difficile pensare che chi ha sganciato la bomba atomica su Hiroshima e su Nagasaki riuscisse davvero a immaginare quello che è accaduto. E di più ancora, difficile, molto difficile, dice Anders, pensare che chi ha utilizzato le bombe atomiche riuscisse a sentire quello che faceva, cioè a sentire le conseguenze di ciò che faceva. Questo è uno dei grandi drammi della contemporaneità. Stiamo diventando, denuncia Anders, degli analfabeti emotivi. Non siamo in grado di sentire le conseguenze delle azioni che compiamo e degli strumenti che abbiamo prodotto. È ovvio che tutto questo ha delle ricadute importanti, importantissime, sul tema della responsabilità. Perché ovviamente si è responsabili nella misura in cui si è ancora in grado di ricondurre a sé, al proprio agire, le conseguenze che produciamo e di assumersi in prima persona la titolarità di un'azione e dire questo l'ho fatto io, questo l'ho fatto io. Ecco, Anders constata al contrario una disinvoltura irresponsabile con cui stiamo danzando tutti quanti sul bordo del cratere di un vulcano. È come se quello che abbiamo prodotto fosse ancora in nostro potere. Qui occorre, dice lui, una nuova consapevolezza che ci impedisca di collaborare, di essere complici o addirittura di incentivare, di promuovere delle pratiche distruttive, assumendoci appunto quella responsabilità che nell'età della tecnica è sempre più difficile, sempre più rara. Sappiamo tutti, ci ricordiamo tutti le risposte che nell'età della tecnica spesso si danno, vengono date quando qualcuno viene accusato di aver compiuto un crimine, in risposte arcinote, ascoltate in tanti contesti diversi, ho eseguito gli ordini, non era mio compito, non spettava a me, io ho fatto soltanto questo, io ho fatto soltanto quest'altro, non ho deciso io, sopra di me c'era una catena di comandi che ha deciso per me. Ora, cosa interessante, dice Anders, è che molto spesso queste sono delle giustificazioni profondamente disoneste, sono dei tentativi di sfuggire alla propria responsabilità, ma la cosa interessante e drammatica è che nell'età della tecnica, dove gli apparati sono estremamente complessi e dove i compiti sono suddivisi e parcellizzati, questa risposta, almeno in parte, è anche vera. Questo è il punto drammatico. Questa risposta, almeno in parte, è anche vera. Nel senso che l'agire umano è sempre più ridotto
alla esecuzione di compiti parcellizzati, caratterizzati dalla deresponsabilizzazione. Anders dice: non abbiamo perso e non possiamo perdere, non dobbiamo perdere ogni speranza, anzi, ci sono dei segnali interessanti che in fondo la coscienza morale, può sopravvivere, spesso sopravvive anche all'interno dell'età della tecnica e della suddivisione dei compiti. E lui incontra un caso concreto estremamente interessante quando comincia a interessarsi del pilota Claude Etherly, che era quel pilota americano, meteorologo, che su un aereo di ricognizione, il 6 di agosto del 1945, aveva il compito di sorvolare alcune città giapponesi, tra cui Hiroshima, ma non era la sola, e comunicare al bombardiere, che lo avrebbe seguito da lì a poco, quale fosse l'obiettivo migliore, migliore nel senso di più facilmente individuabile e colpibile, da scegliere. Caso volle che il 6 agosto del 1945 ci fossero nuvole su una serie di città e ci fosse sereno sulla città di Hiroshima. Claude Etherly disse a Paul Tibbets, che guidava l'Enola Gay: su Hiroshima si può fare. Claude Etherly, al ritorno dalla guerra, cominciò a ragionare, a sentire, potremmo dire, che era accaduto qualcosa di enorme e che a questo qualcosa di enorme aveva partecipato in prima persona. E cioè che quello che era accaduto non era soltanto qualcosa che gli era accaduto addosso, era qualcosa che aveva contribuito a realizzare. E Etherly comincia a andare in crisi, crisi profonda, personale, soffre di depressione, comincia a fare piccoli furti, truffe, rompe il suo matrimonio, insomma fa di tutto per segnalare come può alla società che deve essere punito. Etherly viene arrestato, viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico, e il suo caso è abbastanza eclatante, una certa risonanza, perché? Perché è strano, no? Che quest'uomo che ha avuto un incarico così importante, così delicato, ora dia segni di squilibrio mentale così evidenti. E questo caso arriva all'attenzione di Gunther Anders, il quale comincia a scrivergli delle lettere. Comincia a scrivere delle lettere non per consolarlo, anzi gli dice subito: guardi che io non ho nessuna intenzione di consolarla e nemmeno potrei consolarla, lei ha compiuto qualcosa di enorme, per cui non c'è nessuna consolazione possibile. Ma forse lei può consolare noi, nel senso che ci fa capire che nell'età della tecnica e della deresponsabilizzazione diffusa è ancora possibile mantenere viva la coscienza morale. Cioè la sua sofferenza, il suo disagio, la sua disperazione, il suo tormento ci dà ancora una speranza estrema. E inizia un carteggio tra Gunther Anders e Claude Etherly che è stato poi pubblicato nel 62 con il titolo La coscienza al bando, e che è stato riproposto recentemente dalla casa editrice Mimesis con questo titolo L'ultima vittima di Hiroshima. Questo libro, per chi volesse, ecco, trovate il carteggio tra i due. Etherly si fiderà da subito di Gunther Anders perché capirà che ha colto il nocciolo fondamentale del problema. E pensate che Gunther Anders si rivolgerà persino al presidente Kennedy per fare in modo che venga riconsiderata la posizione di Etherly e che gli venga riconosciuta la completa salute mentale, a differenza di quello che sostenevano gli psichiatri, i quali dicevano: questo è impazzito, non si capisce perché sia impazzito. Anders dice: ma si capisce benissimo, perché grava su di lui qualcosa di enorme e la sua coscienza è ancora viva,
Quindi è in un certo senso normale che sia così. È normale che la sua coscienza esprima il suo disagio con questi sintomi drammatici. Non è pazzo, è tutt'altro che pazzo. È caricato di un senso di colpa enorme, gigantesco, ma non è pazzo. E quando scrive a Kennedy, Anders usa queste parole, riferendosi a Hitler. Egli dice: anche ciò che mi sono limitato ad eseguire è stato fatto da me. La mia responsabilità non riguarda solo i miei atti individuali, ma tutti quelli a cui ho preso parte. Ecco, l'aver preso parte a una impresa criminale significa essere, almeno in qualche misura, criminali. La questione è dunque complessa, insomma, la trasformazione della guerra in fatto tecnico, essenzialmente tecnico, tende a deresponsabilizzare gli attori, che sono ridotti sempre più a meri esecutori, che colpiscono da lontano. Persino l'odio, dice Anders, nella guerra risulta antiquato, non che sparisca del tutto, ma nelle guerre contemporanee non è l'odio ad animare gli scontri. Si colpisce da lontano, in modo anonimo, lo sappiamo tutti. Si colpisce dai droni, si colpisce attraverso armi, virgolette, molto virgolette, intelligenti. Si colpisce in modo anonimo. Armi impersonali ma terribilmente distruttive. E per Anders l'unica via strettissima, problematica, che si può trovare per cercare di contrastare questa, diciamo, questa deriva dei conflitti nell'età della tecnica è l'attivazione di una nuova coscienza, quella che si potrebbe chiamare una coscienza atomica, quindi una vera e propria educazione che tenga sullo sfondo il pericolo sommo, il pericolo estremo che è quello della distruzione della vita sulla Terra, quindi un'impresa in un certo senso disperata, ma forse l'ultima possibile, dice lui, per scuotere le coscienze, per restare vivi. Ecco, qui su questo punto si avverte una distanza piuttosto importante tra Anders e Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, diceva, ha un'altra formazione, arriva da altri percorsi. Anche lui naturalmente ha la sensibilità che gli consente di lanciare un grido di allarme, ma non ha i toni apocalittici o addirittura profetici in qualche caso di Anders, molto più sobrio, misurato, ha un approccio molto più analitico, molto più freddo rispetto a questa situazione e non ha molta fiducia nel cosiddetto pacifismo morale. Piuttosto, dice Bobbio, qui bisogna fare di tutto per costruire una via che contrasti nel modo massimamente concreto, ma anche realistico, praticabile, quella etica della potenza che ancora caratterizza i nostri stati, gli stati del nostro tempo. E vorrei leggervi una paginetta, breve, tratta proprio dal problema della guerra e le vie della pace, in cui Bobbio ragiona proprio su questi argomenti, dicevo, con un altro tono, con un'altra impostazione rispetto a quel Gunther Anders che pur gli aveva insegnato tantissimo e che lo aveva in qualche modo svegliato, ecco, mi piacerebbe utilizzare questa immagine, l'aveva svegliato dal sonno dogmatico, no? Come accade a Kant con Hume, lo aveva scosso. Dice Bobbio, l'arma totale, quindi la bomba atomica che dal 45 è a disposizione degli Stati Uniti d'America, dal 49 della allora Unione Sovietica e poi anche di altri paesi, come sappiamo, l'arma totale è arrivata troppo presto per la rozzezza dei nostri costumi, per la superficialità dei nostri giudizi morali, per la smoderatezza delle nostre ambizioni e per l'enormità delle ingiustizie di cui la maggior parte dell'umanità soffre, non avendo altra scelta che la violenza o l'oppressione. Non sono ottimista,
ma non per questo credo ci si debba arrendere. Altro è prevedere, altro è fare la propria scelta. Quando io dico che la mia scelta è nel senso di non lasciare alcun mezzo intentato per la formazione di una coscienza atomica, e la filosofia che oggi non si impegna in questa strada è un ozio sterile, non faccio alcuna previsione sul futuro. Mi limito a far intendere quello che con tutte le mie forze vorrei non accadesse, anche se in fondo, alla mia coscienza ho l'oscuro presentimento che accadrà. Ma la posta in gioco è troppo alta perché non si debba ciascuno dalla propria parte prendere posizione, benché le probabilità di vincere siano piccolissime. Qualche volta è accaduto che un granello di sabbia sollevato dal vento abbia fermato una macchina. Anche se ci fosse un miliardesimo di probabilità che il granello sollevato dal vento vada a finire nel più delicato degli ingranaggi per arrestarne il movimento, la macchina che stiamo costruendo è troppo mostruosa perché non valga la pena di sfidare il destino. Ecco, questo granello, questo granellino di sabbia che può fermare la macchina della guerra nell'epoca atomica, viene indicato da Bobbio secondo due differenti dimensioni. E vi presento queste due vie e mi avvio alla conclusione per poi discutere anche un po' con voi se avrete piacere. Queste due dimensioni sono indicate da Bobbio come la dimensione istituzionale e la dimensione culturale. Nella dimensione istituzionale, dice Bobbio, è quanto mai necessaria, indispensabile, la presenza di un terzo. In che senso un terzo? Di una forza istituzionalmente rilevante, presente, efficace, che possa o agire super partes, quindi imporre ai due contendenti, ammesso che siano due, spesso sono più di due, ma capite, queste parole vengono pronunciate nel 66, epoca della guerra fredda, quindi i due poli sono ovviamente gli Stati Uniti d'America da una parte, l'Unione Sovietica dall'altra. Ecco, una terza figura istituzionale che possa, super partes, imporre la pace. E deve essere sufficientemente forte, dovrebbe essere, dice Bobbio, una sorta di superstato, cosa che l'ONU non è. Non è mai stata, non è potuto essere. L'ONU è un'istituzione che, come sapete tutti, è fortemente vincolata al diritto di veto da parte delle principali potenze che ne fanno parte. E più volte ha esercitato una funzione preziosissima di intervento, di dissuasione, di orientamento, ma non ha avuto e non ha tuttora la forza, dice Bobbio, quindi l'efficacia reale per intervenire e imporre in modo convincente ai due contendenti una fine delle ostilità. Diciamolo francamente, dice Bobbio, se non è mai scoppiata una guerra mondiale, terza, atomica, nell'era atomica, è perché si è creato un equilibrio del terrore tra le due potenze principali, le quali, spaventate dalla possibilità che l'altro potesse scatenare una guerra atomica, hanno evitato di fare il primo passo. Quindi l'equilibrio del terrore è stato di fatto, dice Bobbio, il grande deterrente. Ma è chiaro che un equilibrio del terrore è pur sempre un equilibrio precario. E fondare un equilibrio sul terrore significa non vivere ancora davvero in una situazione, in una condizione di pace. Perché una pace che si fonda sul terrore, ci insegnava già Thomas Hobbes, è una pace estremamente precaria. È una specie di stato di guerra che ancora non si è espresso pienamente,
ma non è propriamente una pace. E il terzo assente, come lo chiama Bobbio, potrebbe essere anche un tertium inter partes, cioè potrebbe essere anche una istituzione di mediazione. E Bobbio, sempre più nel corso degli anni, soprattutto negli anni Ottanta, individua nell'Europa questa istituzione che avrebbe la possibilità non certo di imporre la pace, ma di lavorare per la pace, di costruirla attraverso la mediazione. La mediazione, il rapporto, il contatto, la diplomazia, parola essenziale, no? Quando si parla di istituzioni che lavorano per la pace. E di fatto questo terzo assente, rileva Bobbio, è stato sostituito da una presenza che terza non è, e cioè dalla NATO. Soprattutto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, del blocco sovietico, che Bobbio ha la possibilità di vedere, perché Bobbio muore nel 2004, quindi ha la possibilità di vedere, di seguire ancora lucidamente conflitti come la guerra in Kuwait, e la guerra in Kosovo. Ecco, Bobbio ancora lucido e attivo e partecipe quando avvengono questi conflitti. Ecco, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e dopo la fine della guerra fredda, la NATO ha cercato di proporsi, ma ovviamente non è credibile in questo ruolo, come istituzione super partes che intende garantire che cosa? I diritti umani, intende garantire la pace, intende garantire il rispetto dei popoli. Ma c'è un vizio originario, potremmo dire, con Bobbio, no? in questa pretesa. E poi c'è tutta la questione più strettamente culturale, che ovviamente a Bobbio sta molto a cuore, perché se è vero che di granello di sabbia si parla, e quindi sarà molto difficile fermare, dice lui, la macchina della guerra, è anche vero che tutti gli sforzi vanno profusi da parte degli intellettuali, da parte dei professori, da parte degli insegnanti, dei giornalisti, dei politici stessi, affinché non si crei un clima di guerra e l'unica militanza davvero prevista sia la militanza per la verità, per la giustizia. Bobbio, soprattutto negli ultimi anni, sottolinea l'importanza decisiva di alcune virtù, potremmo definire virtù antiche, la mitezza, la pacatezza, l'equilibrio, la sobrietà. Insiste più volte sul fatto che è necessario, soprattutto nei momenti di grande conflitto, di grande tensione, seminare dubbi più che raccogliere certezze. Seminare dubbi, questo è il compito dell'intellettuale, questo è il compito del filosofo. Cultura significa misura, ponderatezza. Bisogna evitare la postura dell'oracolo, e forse qui c'è anche una critica implicita al suo Gunther Anders, che a un certo punto comincerà a considerare come un illuso. Se era illuso Anders che si potesse contrastare la guerra nucleare con una nuova consapevolezza, forse questa nuova consapevolezza è davvero lontana, eppure bisogna lavorare in quella direzione, senza posture oracolari, ma con un lavoro quotidiano. E troppo spesso l'uomo di cultura, leggo da un testo molto bello di Bobbio intitolato Politica e Cultura, invece di porsi davanti all'alternativa per sottoporla alla critica della ragione, l'alternativa tra i due contendenti, soffia anche egli nel fuoco del contrasto e lo esaspera. Ecco, io direi che questa riga è il quadro di quello che abbiamo visto dal 24 febbraio 2022 ad oggi, no? Gran parte degli intellettuali, cosiddetti tali, considerati tali, soffiare sul fuoco e dimenticare, direi colpevolmente, quella funzione essenziale e preziosissima all'interno di una società che è quella indicata proprio da Norberto Bobbio nel suo Politica e Cultura. Ecco, io vorrei concludere questa presentazione con un breve passo
tratto dalla prefazione, la quarta prefazione a questo testo, Il problema della guerra e le vie della pace, che Bobbio scrive nel 97, quindi sono gli ultimi anni della vita di Bobbio, ha 88 anni quando scrive questa cosa, ma ha una lucidità impressionante, ed è in fondo non tanto un'analisi politica o giuridica, quanto un auspicio, quello che emerge in queste righe finali, un auspicio che riassume anche l'impegno di una vita, perché se è vero che Bobbio non si può considerare in assoluto come un pacifista e neanche è un difensore, diciamo, radicale della non violenza, perché in qualche misura, dice Bobbio, i conflitti possono trovare una loro giustificazione, ecco, sebbene non sia questo dal punto di vista teorico, Bobbio ha sempre militato per la pace, potremmo dire così, ha sempre militato per la pace, ha sempre militato per un'idea di un'umanità capace di dialogare anche nei momenti più difficili, anche nei momenti più drammatici, nella possibilità di salvare qualcosa dell'umano anche nel cuore della tragedia. E allora mi piace chiudere questa presentazione con poche sue righe del 97 e poi, se volete, possiamo chiacchierare un po' tra di noi. Dice Bobbio: difficile evitare che i realisti paragonino le manifestazioni per la pace alle processioni che un tempo facevano i contadini per invocare la pioggia. I realisti di solito considerano le manifestazioni per la pace poco più che un happening, no? Poco più che una colorita manifestazione. Ho partecipato anch'io a marce per la pace negli anni della guerra fredda, dice Bobbio, e se le gambe mi reggessero lo farei ancora. Lo farei ancora. Perché? Perché so che se anche tutti i contadini del mondo si unissero per far piovere, la pioggia, qualora cadesse, non dipenderebbe dalle loro invocazioni. Non ho dubbi, invece, che se tutti i cittadini del mondo partecipassero a una marcia della pace, la guerra sarebbe destinata a scomparire dalla faccia della terra. Vi ringrazio per l'attenzione.